Hai continuato a spingere l'acceleratore, ci hai detto sei arrivato a 80 immobili, giusto? Oltre 80, sì. Tu hai iniziato l'agenzia immobiliare, poi hai visto l'opportunità dell'affitto breve, hai iniziato l'opportunità dell'affitto breve, hai visto l'opportunità della lavanderia. È un risparmio del 70-60% almeno. Anche un property manager all'interno di un'agenzia immobiliare, secondo me, potrebbe essere un valore più che aggiunto. E voi procacciate attivamente questi immobili o sono letteralmente i proprietari che vengono da voi? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Quest'oggi nuova testimonianza, diversa dal solito, perché stiamo innanzitutto reintervistando una persona che abbiamo intervistato, penso, nel 2021-20, forse. Quindi un bel po' di... Periodo Covid, comunque, sì, Perfetto, un bel po' di tempo periodo fa. triste. Sì. E nonostante ciò, insomma, andava bene, quindi era stata una testimonianza di Certo. successo. Quest'oggi la stiamo reintervistando ed è un agente immobiliare molto in gamba che si è buttato anche nel business degli affitti brevi grazie ad un'esperienza con uno studente B&B Academy. Quindi do il benvenuto a Federico Aresio. Ciao a tutti. Federico, se volessi dare una piccola introduzione di te stesso e di tutte le cose che fai, perché poi non sei solo agente immobiliare, è riduttivo secondo me. Dacci una intro. Allora, noi abbiamo due agenzie immobiliari qua su Sanremo, una proprio in centro a Sanremo, l'altra in una zona che è prevalentemente di seconde case, che è quella dove siamo partiti. E faccio l'agente immobiliare da quando ho 18 anni, è il primo e unico lavoro che ho fatto. E adesso, 2023, abbiamo anche aperto una lavanderia sotto l'altra agenzia, che c'è un grosso magazzino, dove abbiamo preso anche quello e aperto la lavanderia. Proprio per star dietro anche alla domanda di lenzuola, asciugamani, cose che erano un costo che erano diventato altissimo in 80 appartamenti, abbiamo anche ampliato con quello. E diciamo che noi siamo partiti con un'agenzia classica, siamo specializzati in open house, facciamo dei siti, facciamo mille cose come agenzia, che rimane sempre il nostro lavoro principale, ma poi la parte che abbiamo, diciamo, fatto per ultima è quella degli affitti brevi, che oramai comunque seguiamo da più di 5 anni, perché abbiamo iniziato nel 2019 e ci sta portando ogni anno sempre più risultati. Siamo partiti con un immobile ancora a destra e a sinistra e adesso invece con molta più tranquillità gestiamo oltre 80 case vacanza. Fantastico. Noi ci siamo conosciuti perché uno studente di B&B Academy, molto giovane all'epoca, Sì. forse appena maggiorenne o neanche, è venuto a Non lavorare. lo è ancora, addirittura. Sì, era venuto collaborava con noi. Sì. Quindi questo ragazzo di B&B Academy è entrato in agenzia da te a darti una mano, insomma, ti ha aiutato a raggiungere dei risultati importanti. Poi lui ha preso una strada diversa sua, però. Certo. In realtà hai continuato a spingere l'acceleratore, ci hai detto sei arrivato a 80 immobili, giusto? Oltre 80, sì, siamo adesso contati male, saremo 83-84. Fantastico. Tutti nella zona di Sanremo o anche sparsi in altre parti della Liguria? Tutti a Sanremo, ne abbiamo solo tre o quattro, ma sono comunque nei paesi limitrofi, quindi ne abbiamo due ospedaletti e uno a San Lorenzo, che è un po' più in là, ma comunque lì è una gestione che abbiamo completamente delegato, ma comunque ce l'abbiamo sempre. E poi abbiamo uno a Rapallo, Alla che è palla, vero, ok. un'altra cosa, sì, che è una Ottimo. nostra cliente di qua e anche quello abbiamo siamo riusciti a gestire in un altro modo. Però sostanzialmente quello su cui ci basiamo è Sanremo. Ottimo, molto, molto interessante. Sono tutti in property management, quindi ad investimento zero con una provvigione o c'è anche qualche sublocazione? Tutti in property management, ma anche perché oltre noi non poter farlo come agenzia immobiliare, perché proprio è incompatibile Il codice affittare come Ateco, agenzia. ok. Però comunque abbiamo sempre fatto tutto come property management, anche perché noi diamo la possibilità a tutti i proprietari di casa, poi c'è un 80% che non usufruisce, il 20% no, perché magari sono seconde case, abitano già qua e quant'altro, di usare anche il proprio appartamento. E se molte persone, e tra l'altro molti immobili che abbiamo sono immobili che abbiamo venduto noi, sono persone che lo comprano per venire una, 2 settimane l'anno e poi usarlo. Quindi sarebbe anche impossibile fare un discorso in subaffitto in quei termini lì. Certo, è una delle cose che cerco di spiegare agli studenti di B&B Academy da utilizzare poi quando interloquiscono con gli agenti immobiliari, è proprio questa, cioè se
spiegate all'agente immobiliare che non solo può guadagnare la sua solita provvigione derivante dalla vendita della casa, ma può continuare poi ad avere un altro tipo di provvigione continuativo nel tempo andando a gestire questa casa. Quindi ci confermi che da agente immobiliare è una cosa intelligente, gli vendo la casa e poi Sì, continuo a gestirgliela. e la cosa migliore per trovare altri agenti immobiliari è che comunque rimane nel giro dell'agenzia e se lavori bene, se deve rivendere, torna sicuramente a te. A noi è già capitato in 5 anni, avremmo già rivenduto, penso, una decina di case vacanze. Quindi la comprano da te, gliela metti in gestione a affitto breve, poi vogliono rivenderla e Sia che la ritornano da te. comprano, esatto, sia che la comprano, oppure anche persone che magari l'abbiamo conosciuta per gli affitti brevi, poi dopo un po' si stufano perché non vengono più a Sanremo, preferiscono investire da qualche altra parte, poi ci sono mille svariati motivi, oppure vogliono qualcosa di più grande, magari gliela stanno gestendo come casa vacanze e ti danno l'incarico di vendita e la vendi. Diciamo che poi che è anche l'obiettivo principale per il quale avevamo iniziato. Cioè, mantenere il contatto col cliente, che solitamente in un'agenzia immobiliare il contatto col cliente paga una volta, paga una mediazione e se va bene lo rivedi dopo X anni, sempre che non rivedi magari i figli o i nipoti quando ereditano. Quindi, diciamo, per mantenere anche un rapporto, ed è una cosa che io alle agenzie immobiliari consiglio a tutti quelli che possono farlo, nel senso che se riesci a strutturarti e se sei in una zona dove comunque ha un senso farlo. Perché come agenzia immobiliare, se voi come property manager magari 5-10 appartamenti possono essere un ottimo, puoi già tirare fuori un'ottima entrata, tra virgolette, soprattutto per un ragazzo che parte da zero. Per un'agenzia immobiliare averne 5-10 ti toglie forse più tempo di quello che ti Ti rende. restituisce a livello di benefici, certo. Esatto, quindi nel senso è una cosa che devi strutturarti e devi essere in una posizione dove sai che può esserci un ritorno, Certo. sai che E puoi ampliare infatti il mercato. la cosa interessante è che tu lo hai fatto internamente. Quello che cerco io di spiegare agli agenti immobiliari e che spero i miei studenti B&B Academy spieghino agli agenti immobiliari è che non necessariamente devono farlo come l'hai fatto tu, perché giustamente tu Ah no, dicevi io. certo. Personalmente, affinché abbia senso, questa cosa no, non può essere sostenibile con 5-10 case perché mi sono internalizzato. Però, Certo. idealmente, un agente immobiliare può invece affidarsi ad un property manager esterno e a quel punto può anche gestirgliene Assolutamente. 3 Sì, come io l'ho 30. fatto internamente anche perché la prima casa che ho messo su Booking l'avevo messa nel 2015 ed era una piccola dépendance nel giardino dei miei nonni. Quello è il Ok. primo appartamento che ho messo su Booking, che l'avevamo fatto per 2 anni, poi mi hanno detto ma non posso avere gente che mi va su e giù in giardino, quindi ho smesso di farlo. Ottimo. E 80 proprietà, come le gestisci? Quindi hai automatizzato, hai creato un team, se sì, composto da quante persone? Allora, noi siamo, quando lo dico tutti si mettono a ridere, noi siamo in quattro in agenzia e solo un ragazzo si occupa degli ospiti. Quindi, per carità, dei proprietari ci occupiamo tutti perché comunque ogni incarico viene preso o da me o da Edoardo che è il mio socio o da uno dei due ragazzi, ma poi chi si occupa nell'effettivo di tutte le case vacanze sono un ragazzo che si chiama Davide. E si occupa di tutto, quindi gli annunci. Io l'unica cosa che faccio sugli annunci sono controllare i prezzi. Quella è una cosa che ho provato anche software e quant'altro, ma preferisco fare io. Al mattino io mi sveglio presto, mi metto sul terrazzo, bevo il caffè, mi accendo una sigaretta e faccio i prezzi tutti i giorni. Invece Davide si occupa di tutto il resto. Facciamo tutto oramai in self-check-in, quindi diciamo l'impegno non è enorme. L'impegno è enorme, magari ad agosto, la settimana del festival, in quei giorni lì essere da soli è veramente, veramente tosto. Però comunque se lo riesce a gestire, si è organizzato bene, ha fatto anche per qualsiasi tipo di problematica dei video, diciamo che riesce tranquillamente a farlo. Quindi sostanzialmente quello che diciamo sempre, eravamo molto più in difficoltà quando ne avevamo pochi che adesso che ne abbiamo tanti. Per adesso, cioè per assurdo, adesso a me gli affitti brevi tolgono 20-30 minuti al giorno, al mattino. Una volta mi toglievano 2 o 3 ore al giorno e mi rendevano molto meno. Davide dedica tantissimo tempo a quello che sono gli affitti brevi,
Però comunque anche lui, essendo che fai mille sbagli e quant'altro, impari e poi impari anche ad automatizzare. Dico sempre una cavolata. Abbiamo un appartamento che ormai abbiamo da 5 anni, che sappiamo benissimo che quando è pieno, cioè quando è pieno il palazzo, non sappiamo perché, ma salta la corrente, ma sempre. Sovraccaricato. Cioè, ma no, no, non nel palazzo, nell'appartamento. Ah, Se tu ok. vuoi accendere tutto, non si sa perché. Lì abbiamo già il video che viene fornito all'ospite nel momento in cui entra, che se saltasse la corrente, l'abbiamo già fatto controllare da qualsiasi elettricista e quant'altro, non trovano la soluzione, però hanno già il video che l'ospite sa direttamente cosa fare. Quindi diciamo che abbiamo creato un sistema nel quale l'ospite entra e, tra virgolette, fa tutto da solo, che è quello che sostanzialmente insegni tu. Nel senso, Certo, non abbiamo assolutamente. inventato nulla. Poi Certo. in ogni appartamento, in ogni Ci situazione, sono cerchi delle di cose da trovare le tue insegnare, saccettature, certo. cioè, però è quello che praticamente insegni tu. Sì. Ottimo, quindi 80 immobili con una sola persona. Ottimo. Poi ci E affidiamo a una barra due imprese di pulizie, logicamente, a seconda del ovvio. periodo, e poi la lavanderia invece da ottobre 2023 è interna. Ecco, questa è una cosa interessante, quindi è una cosa che naturalmente un imprenditore fa. Inizi, capisci che tu hai iniziato l'agenzia immobiliare, poi hai visto l'opportunità dell'affitto breve, hai iniziato l'opportunità dell'affitto breve, hai visto l'opportunità della lavanderia, hai aperto la lavanderia, ci siamo passati tutti quanti. Raccontaci un po' anche della lavanderia, quindi com'è stata questa evoluzione. Uno dice: se il business degli affitti brevi funziona, allora mi apro la lavanderia. Non l'avresti mai aperta se non fosse un business effettivamente redditizio, Allora, immagino. diciamo che noi abbiamo aperto la lavanderia anche per una cosa molto semplice. Abbiamo detto, siamo sicuri di una cosa, che gli unici clienti siamo noi, per adesso. Quindi nel senso, sappiamo che numeri facciamo, sappiamo quanti check-in all'anno facciamo. Noi 2023 abbiamo fatto più di 2000 check-in, quindi capisci che a livello di sei meglio di me i conti, nel senso a livello di lenzuola e asciugamani. Una lavanderia industriale, poi anche lì ci sono lavanderie e lavanderie. La lavanderia che ti dà le lenzuola per 20 appartamenti, magari una lavanderia piccola e ha un costo più ridotto. La lavanderia che ti fa avere le lenzuola per 80 appartamenti tutti i giorni con carichi da 100-127 ogni 2-3 giorni, perché poi Sanremo lavora tanto tanto tra metà giugno e metà settembre e fa un 10% Festival. durante la settimana del festival. Quindi hai tanto carico di lavoro in tempi ristretti. Concentrato. Quindi per avere una certa qualità e una certa anche puntualità nelle consegne devi affidarti a lavanderie più grosse che però hanno un costo più alto. Certo. Era 2 anni che volevamo aprire questa lavanderia, poi alla fine ci siamo guardati e abbiamo detto, sai cosa c'è? Apriamola. Tutti gli anni vedevamo i costi della lavanderia ed erano veramente assurdi. È una cosa che ha un investimento iniziale comunque non alto, secondo me, per quello che ti può portare. Poi dipende sempre uno cosa fa, nel senso, se prendi delle Certo. 10 lavatrici, 10 asciugatrici da 28 kg, ha un costo, dipende. Noi per gestire 80 appartamenti, quello che abbiamo preso noi è una cosa accessibile, è una cosa che secondo me è anche eventualmente sviluppabile a terzi. Per adesso non vogliamo farlo, perché per adesso vogliamo essere sicuri di riuscire a gestire noi stessi e avere meno personale possibile, soprattutto perché è un lavoro molto stagionale qua a Sanremo, cioè non molto stagionale, ma molto stagionale il casino. Quando non c'è casino guadagni poco. Quando c'è Certo. casino guadagno. Quindi per adesso l'abbiamo fatto tra l'altro sotto la nostra agenzia. Noi abbiamo un'agenzia su 3 livelli, abbiamo il piano terra e il soppalco e sotto abbiamo un magazzino grosso e adesso stiamo lavorando con lenzuola non stiro, quindi lenzuola che possono piacere o non piacere, per adesso stiamo ricevendo solo ottimi feedback. Tranne qualcuno che si è lamentato, ma ti dico, noi ad oggi siamo più che contenti. Logico, se prendi il nostro in Cina Certo, la qualità è quella che è. va bene. Noi ci stiamo trovando più che bene ed è una cosa che io sinceramente consiglio. Le ho provate, penso 10, ho dormito in 10 dentro uno stiro diverso prima di sceglierle, però ti dico, secondo me, più lavate, più rimesse nel letto. Queste qua abbiamo trovato un'ottima azienda che tra l'altro è italiana, che
che ce le ha fornite, che sono perfette. Devi solo un po' capire il settore e quant'altro, ma secondo me per chi ha tante case vacanze è una cosa che consiglio assolutamente. Ottimo. E quanto risparmi ad oggi avendo la tua lavanderia? Cioè, magari prima spendevi 100.000 euro di lavanderia all'anno, oggi avendo internalizzato questo costo, Sì, proprio 100.000 arrivato all'anno, perfetto. ottimo. Erano su quelle cifre lì. Siamo arrivati a poco meno di 100.000 euro. E Poi oggi avendo considera che ad internalizzato, agosto, cosa risparmi? ad oggi risparmio parecchio. Poi, essendo che l'abbiamo aperto da ottobre, non ti so fare i conti esatti, anche perché, soprattutto il primo anno, dovremmo già essere rientrati quasi dell'80% dell'investimento che abbiamo fatto. Adesso ho finito i conti di febbraio col festival, ma col festival siamo quasi rientrati dell'investimento. Quindi, nel senso, siamo più che contenti, più che soddisfatti, perché non sono passati neanche 6 mesi. Secondo me, di costi veri e propri, togliendo l'investimento iniziale e quant'altro, è un risparmio del 70-60% almeno. Che sono Ottimo. soldi che comunque rimangono a te. Certo. Sono soldi che puoi destinare in altri modi, puoi fare più pubblicità, puoi prendere magari una segretaria in più per svilupparti ancora meglio l'automatizzazione, magari anche un, come mi ricordo che mi aveva fatto vedere un video Sandu che parlavi del concierge H24 negli Certo. annunci, no? Cioè avere un servizio del genere, cioè puoi investire in altri modi. Ottimo. Quindi secondo me ha un senso sopra un certo numero di appartamenti. Cioè, logicamente con 10 appartamenti ha senso lavarsi la casa, nel senso non, se uno Chiaro. vuole risparmiare. Molto interessante. E se dovessi dire invece l'affitto breve, quanto rappresenta del fatturato globale, passami il termine, della tua azienda? Allora, noi 2022, 2023, che l'hanno appena passato, siamo intorno al 25, massimo 30% di quello che è il fatturato totale. Poi noi affitti lunghi praticamente non ne facciamo, cioè quindi nel senso affitti lungo periodo, gestendo gli affitti brevi facciamo pochissimo, ma il resto rimane comunque il nostro punto di forza che è la compravendita. Certo. Però Però interessante, abbiamo... 25-30% non è poco comunque, no? Nel Assolutamente senso. no. No, no. Ti dico Ottimo. 25-30 perché anno 2022 erano un po' più bassi, anno 2023 siamo un pochettino saliti, ma siamo saliti sia come vendite che come affitti brevi, perché abbiamo incrementato, avendo messo un ragazzo esclusivamente a fare affitti brevi, siamo passati da, l'anno scorso eravamo sui 50 immobili agli 80 che abbiamo adesso, è quasi raddoppiare il numero di immobili, quindi ha incrementato tanto. E voi procacciate attivamente questi immobili o sono letteralmente i proprietari che vengono da voi? Allora, noi a parte qualche telefonata che facciamo per l'agenzia, noi è difficilissimo che andiamo a fare chiamate, soprattutto a freddo, per gli affitti brevi, ma non le facciamo per una cosa, perché per assurdo a me conviene chiamare una persona per una vendita che per un affitto breve. Quindi quello che investiamo noi di tempo in una chiamata a freddo, in una ricerca dell'immobile e quant'altro, lo investiamo per quanto riguarda la compravendita. Gli affitti brevi ci arrivano per io penso almeno il 30-40% dal passaparola. Cioè tutte le Ok. persone sanno che oramai abitare fa affitti brevi. Perché siamo stati la prima agenzia a farlo, perché comunque ne abbiamo tanta e 80 su Sanremo. Non Sono sono tanti. poche, perché abbiamo il 10% degli annunci su Sanremo. Sanremo ha un 780-800 camere disponibili su Booking, su Airbnb molto meno, però noi lavoriamo principalmente con Booking. Quindi, nel senso, la gente ti conosce. Poi ne arrivano parecchi dai mobili che abbiamo venduto noi, quindi mobili. Gli acquirenti li gestiamo poi noi direttamente l'appartamento, e alcuni arrivano che magari andiamo a vederli per una vendita, quindi chiamata a freddo, e poi magari il prezzo non gli va bene, quant'altro, e magari il ragazzo gli dice: guarda, se non ti va bene è un appartamento che potrebbe rendere come affitti brevi, e cerchiamo di prenderlo come affitti brevi. Diciamo che l'affitto breve noi lo lasciamo
un po' per ultimo, cioè, il Chiaro. nostro obiettivo, però comunque nel senso è una cosa che prendiamo più che volentieri. Ottimo. E se dovessi dire, se lo puoi dire, il fatturato annuale, detto in percentuale, ma quanto rappresenta invece proprio numericamente tot centinaia Allora, di migliaia di euro? dobbiamo ancora chiudere quello che è il tutto, ma affitti brevi, io ti dico, noi siamo partiti il primo anno che se guardo le fatture degli affitti brevi, avevamo fatto una cosa come 3.000-4.000 euro in un anno, perché poi seguendo di poco e quant'altro, adesso ti posso dire che abbiamo fatto almeno un... Dai 3-4 mila abbiamo fatto almeno un per 30 sugli affitti. Ok, Quindi ti quindi io dico, con la matematica non quindi sono bravissimo. sugli affitti brevi abbiamo fatto più di 100 sugli affitti brevi. Ok. Quindi poi a me non piace tantissimo parlare di numeri, però abbiamo fatto Ok. più di 100 l'anno scorso, che siamo partiti, come ti dicevo, da una cinquantina di immobili fino ad arrivare a 80. E quest'anno starà un crescendo, spero. Stavo già visto gennaio siamo già a un più 40% rispetto al gennaio 2022. Quindi lo Per me vedi come un gennaio, trend in crescita, cioè lo vedi come qualcosa che sta portando sempre di più? io sì, assolutamente sì, anche perché secondo me si stanno alzando i prezzi. Io lo vedo, non lo so, poi tu hai una linea più generale sia del mondo, perché vedo che gestisci in tutto il mondo, che magari di città più grosse. Su Sanremo i prezzi si stanno alzando, quindi anche solo un prezzo medio più alto, allo stesso numero di proprietà il fatturato è maggiore, e anche comunque il numero di proprietà fortunatamente aumenta, quindi è una cosa che vedo in crescita. Quando perdiamo un immobile, che ci capita sempre, ci capita spessissimo, noi ci capita anche molto che magari gestiamo per l'estate, anche prendendo comunque un contratto di un anno, gestiamo per l'estate e poi arrivano a settembre-ottobre, ti dicono guarda, vendiamolo, e noi su quello siamo molto flessibili, anche perché, cioè, È il parlando vostro core onestamente, business. è il nostro lavoro, però perdiamo uno, ne acquisiamo due. Ne perdiamo due, ne acquisiamo tre, cioè è un trend a salire. Poi Certo. logico, prima o poi si saturerà il mercato su Sanremo, perché comunque ne ha già tanti Sanremo. Però secondo me più che saturarsi migliorerà la qualità. Se migliora la qualità Concordo. si alzano di nuovo i prezzi, quindi magari lavori con lo stesso numero di immobili ma con un target più alto. Cioè, Certo. secondo me No, no, poi concordo. Sanremo Il è trend che sempre... sto vedendo io è proprio quello, che c'è un ricircolo, diciamo, di immobili dove chi lo faceva in maniera molto blanda, talvolta anche in nero, senza dichiarare tutto, per forza di cose esce fuori perché Quello è trovi. stato, quello tra virgolette, queste leggi che sono uscite inizio 2024 sono state una fortuna, Certo. perché molti rompiballe che lo facevano a modo loro, cioè Certo, tutti gli abusivi spazzati via, chi lavora in maniera seria e ce li onesta, siamo come giusto che persi. sia, rimane nel mercato. Il trend che sto vedendo io è assolutamente un trend di ricircolo, dove appunto gli immobili di scarsa qualità, con scarsa manutenzione, pessime recensioni, non lavorano più perché anche merito, penso, di B&B Academy, la qualità si è Certo. alzata molto, ci sono molti più professionisti che sanno come fare questo lavoro fatto bene e quindi giustamente il cliente ha più scelta, però. Perché io devo prenotare un immobile con una descrizione fatta male, senza home staging, fotografato male, quando ho effettivamente una proprietà Più che molto altro alta? che all'inizio, secondo me, quegli immobili lì funzionavano perché dicevi, ma vado in un ambiente più casalingo. Cioè, io vedo degli immobili qua su Sanremo, ma capiterà in tutta Italia, con la foto fatta un po' male, magari qua ci sono i limoni nei giardini, no? Con magari i limoni sul tavolo fatti male, e avevano tantissime recensioni una volta. Adesso quegli immobili non lavorano più qua. Certo. No, no, ma Oramai le persone cioè non gliene frega più niente di avere la persona che ti aspetta lì, magari la signora anziana che ti aspetta, che ah sì, venga, le faccio un check-in, le spiego com'è Sanremo. Noi abbiamo una gestione online così, che le foto però le abbiamo fatte noi, qua su Sanremo. Prende delle recensioni magnifiche questa signora, perché gli regali i pomodori, gli regali i limoni, nel senso, è una certo. gestione, noi non facciamo niente da quell'appartamento lì, gestiamo solo le prenotazioni.
Però lei ce l'aveva online, ha deciso di darla a noi proprio per avere una gestione diversa, perché vedeva che arrivavano sempre meno prenotazioni. Poi Sanremo, c'erano tanti che pubblicizzavano, ma ha detto il sito, era un sito tedesco, che portava i tedeschi, non esiste più quella cosa lì. Nel senso, Certo. la gente prenota di giorno in giorno. La Cioè, maggior parte delle persone che arrivano da me che magari non hanno studiato B&B Academy mi chiedono: ma com'è possibile che tu, i tuoi studenti, questi casi studio di successo, io le case vuote? Perché bisogna comunque evolversi, rimanere al passo coi tempi, ah, certo. studiare. Ad esempio, prima l'automazione veniva visto magari come un caspita, oddio, che paura, devo andare in maniera automatica e se poi non funziona il codice. Adesso è un qualcosa che la gente vuole per privacy, per flessibilità, per non avere a che fare con nessuno, per questioni Certo. sanitarie. Quindi è simpatico vedere come rimanere al passo coi tempi effettivamente ti garantisce poi dei trend positivi come nel tuo caso. E infatti in molte recensioni, poi io lo dico sempre, noi purtroppo non siamo i numeri uno sulle recensioni, cioè su quello purtroppo abbiamo dei difetti su quello perché non riusciamo ad avere tutti i 10 come può magari averli una persona che ne gestisce meno. Non possiamo avere lo stesso occhio di riguardo per tutti gli appartamenti e quant'altro, però uno dei punti che tutti citano nelle recensioni, oltre agli appartamenti vista mare che ti scrivono vista mare spettacolare, è comodissimo il self-check-in. Cioè, quella è una cosa che quando iniziavamo a farlo, cioè, la gente ti chiamava, no, ma io non capisco niente da sto video, adesso quasi se non fai il self-check-in si arrabbiano, cioè, si dicono, ma Certo, no, cioè, è devo indispensabile dirti ormai. ancora arrivo? Cioè, devo dirti ancora arrivo con le code che ci sono in Liguria, che non so quando parto, ma non so quando arrivo. Poi la Certo. gente così ci va a discutere. Assolutamente. E tu hai vissuto un affitto breve, diciamo, pre-B&B Academy e post-B&B Academy, perché un ragazzo, diciamo, che hai assunto, che poi ti ha aiutato a sviluppare il business, era di B&B Certo. Academy. Quanto ti ha aiutato il fatto che questo ragazzo avesse effettivamente una formazione di valore come quella di B&B Academy? Cioè, hai visto effettivamente la differenza? Molto sulla qualità dell'annuncio e sulla cura dell'ospite, nel senso tutti i messaggi personalizzati. Io facevo dei messaggi prima che erano una cosa, cioè, ciao, grazie per aver prenotato, Ci vediamo quando arrivi presto. ci vediamo, no? Cioè, nel senso, e tanto sulla qualità, sul customer care, tutte quelle cose lì che aveva incrementato lui, sulle foto. Noi, per esempio, cioè, noi le foto le abbiamo sempre fatte bene, ma perché è il nostro lavoro anche, fa parte anche del nostro lavoro andare a fare le foto negli appartamenti, fare i video e quant'altro. Io sinceramente non avevo mai pensato, prima che arrivasse quel ragazzo lì, di mettere due brioche su un terrazzino vista mare. Le aveva messe con lui e portava tantissimo, perché comunque la persona si immedesimava già alle 8 faccio scendere mio marito, gli vado a far comprare la focaccia o le brioche e poi faccio la colazione lì e prenotava. Certo. Quindi, nel senso, la qualità assolutamente. E poi sì, i messaggi personalizzati che comunque io pensavo fossero una cosa stupida, invece ti portano tanto e comunque mi aveva portato diversi spunti, che poi come tu hai fatto tantissime cose e prendi spunto da tutti, nel senso, cioè, prendi una cosa buona e cerchi di. Io ho visto per esempio la tua intervista a quella signora dei jet privati, Sì, cioè tu Raffaella. fai delle domande sempre per cercare di cogliere qualcosa da qualcun altro anche in un altro business, no? E che secondo me è la cosa migliore che ci sia, perché imparare da qualcun altro, cercare di farti proprio, viene ancora meglio. Nel senso, Certo. io ho preso quello che mi aveva detto lui, poi abbiamo cercato di massimizzare il tutto, di cercare di fare tutto, però sicuramente è un corso ed è quello che scrivevo alla vecchia intervista, ci eravamo anche sentiti, l'avevano scritto dei ragazzi e gli avevo detto, come dicevo nel corso, io non ho fatto il corso, cioè come dicevo nel video, non ho fatto il corso, ho visto degli spezzoni con il ragazzo, però è una cosa che consiglio, perché comunque è arrivato un ragazzo preparato e quant'altro, quindi che Ragazzo di 17 sicuramente. anni, tra l'altro, 16 anni, Sì, qualcosa del genere. aveva 17 anni, no? Ho iniziato proprio una collaborazione, tanto anche con la mamma si è anche aiutato con delle pulizie, Ah, vabbè, è era simpatico stato. far notare come giustamente stai Certo! parlando di un professionista che però aveva
Non era neanche maggiorenne, questa No, professionalità. è una persona che è arrivata che era già molto, molto preparata rispetto alla media delle persone che ti entrano in ufficio. Noi Certo. facciamo diversi colloqui e tra l'altro settimana prossima avremo tutti i colloqui per una segretaria, però molte volte ti entrano persone proprio spaesate che non sanno cosa sia il campo immobiliare. Comunque lui era un ragazzo che, poi logico, giovane, quindi privo di esperienza, non aveva mai fatto nessun tipo di lavoro, aveva fatto un po' forse il PR in discoteca, cioè non aveva fatto nulla di che, quindi molto da sgrezzare, però un ragazzo volenteroso e che comunque era già arrivato con delle nozioni che magari uno dei ragazzi che collabora con me sugli affitti brevi non ha, perché Certo. non fa gli affitti brevi, anche se siamo comunque nel campo immobiliare. Ottimo. Quindi se un agente immobiliare stesse guardando questa intervista, gli consigli di affidarsi ad un property manager formato da Bimby Academy. Assolutamente, e ne prenderei uno anch'io se arrivasse. Ok, adesso poi te l'ho detto, spargo la voce visto che stai cercando. Assolutamente, però assolutamente sì, perché comunque è già un... Poi è logico, bisogna sempre adattarlo al proprio, alla propria Metodo di agenzia. lavoro, proprio stile, certo. Esatto, però sicuramente ti arriva una persona che, a parte che deve averlo visto il tuo corso, cioè non basta comprarlo, deve anche aver voglia di Studiarlo e farlo applicarlo, però proprio. se è una persona che l'ha visto, l'ha studiato, ha cercato di capire quant'altro, sicuramente ti arriva una persona che ti sa portare un annuncio da offline a avere delle prenotazioni. Poi magari bisogna smussarlo, come mi ricordo con quel ragazzo lì, sulla parte burocratica, sulla parte dei contratti, perché era giovane. Certo. E quindi, nel senso, il contratto che firmi da giovane, non, neanche l'assicurazione del motorino puoi firmare a Puoi aver 17 firmato, anni. certo. Però, cioè, a parte quel lato lì, che lui, per esempio, era stato quello, per il resto, comunque, lo vedevi, c'era la voglia di fare, ti diceva, guarda che ho visto nel corso che potresti fare così. E dicevo, cazzarola, però non ci ho mai pensato a questa cosa. E così ci mettevamo lì, lo facevamo. È sicuramente una cosa che consiglio. Ottimo. Calcola poi che B&B Academy, da quando lui ha studiato nel appunto 2020-2021, è stato aggiornato con decine di ore di formazione extra, è stato Certo. ristrutturato, restaurato, quindi è anche migliorato. Ad oggi probabilmente un collaboratore che puoi acquisire da B&B Academy è ancora più formato rispetto a prima. E Certo. se dovessi dire invece ad uno studente B&B Academy, come secondo te può convincere un agente immobiliare a fare una collaborazione assieme, perché spesso magari gli studenti cercano di entrare in un'agenzia e di convincere l'agente immobiliare a diventare una sorta di, passami il termine, procacciatore per collaborare assieme. Che consiglio daresti ad un potenziale property manager? Allora, quello che per esempio, io avevo chiamato quel ragazzo lì perché mi aveva mandato una mail ed è una cosa che io, per esempio, sconsiglio tantissimo. Nel senso, io l'avevo richiamato solo perché in quel momento avevo bisogno, quindi era capitato a pennello. L'agente immobiliare è una persona che è abituata tutto il giorno a parlare, che sia al telefono, che sia in appuntamento, che sia, ma a parlare. Andare in un'agenzia immobiliare, presentarsi bene. Spiegare quello che si fa, ma anche se uno non ha immobili, spiegare quello che è il proprio progetto, nel senso dire: guarda, io ho studiato B&B Academy, ho delle nozioni che sicuramente saranno da smussare, sicuramente per cercare di avvicinare il più possibile alla tua agenzia immobiliare e tutto, ma vorrei proporti questa cosa: hai degli immobili che sono in vendita da X anni che non vengono venduti? Tratti il mercato degli affitti lunghi, ma l'affitto lungo magari lo rivedi dopo 5 anni e non guadagni più niente. Cioè, cercare quelli che si chiamano in marketing degli angle per cercare di convincere, che sicuramente non so se ci sono nel corso, ma Sì, immagino di ha sì. voglia, voglia. Volevo una testimonianza tua, Però assolutamente. presentarsi di persona e secondo me anche non aver paura di dire non ho ancora nessun immobile. Non ho esperienza, cioè, secondo me il mercato immobiliare, soprattutto nelle agenzie, sta cambiando abbastanza. Ci sono molti ragazzi giovani. Cioè, io l'ho detto prima, ho 18 anni e ora ne ho 30. Ci sono diverse agenzie di ragazzi giovani. I ragazzi giovani
Io ho avuto la fortuna di trovare una persona che mi ha dato, adesso Davide, che dicevo prima, che mi ha dato continuità negli affitti brevi, ma trovare una persona che ti gestisce gli affitti brevi è una manna da cielo per un'agenzia immobiliare. Molte volte siete più voi, ma ve lo dico sinceramente, più voi a servire l'agenzia immobiliare che l'agenzia immobiliare a servire a voi. Certo. Cioè, Anche perché fai il 30% del fatturato con una sola persona, mi dicevi, quindi. Lì dipende anche molto sì, allora, poi ci sono, come ti dicevo, la commercialista che fa le fatture, che ha un Certo, costo, poi ovviamente, paga, cioè, ci sono mille assolutamente. costi, però comunque, a parte quello, secondo me, più che la percentuale, è una cosa che anche andando a incrementare, è una cosa che gli affitti brevi in un mercato che funziona, logicamente, io sono nato a Torino, ma ho sempre vissuto in provincia di Cuneo. Lì, a meno che non fossi nelle Langhe, che oramai è esploso il turismo nelle Langhe, nel paesino dove ero io a Moretta, anche se tu insegni comunque a riempire magari anche a Moretta una casa vacanze, fosse un'agenzia immobiliare di Moretta non lo farei mai. Perché? Certo. Perché non potrei portare il risultato a 20 persone, ma potrei fare un ottimo B&B con un Certo. appartamento gestendolo, perché il mercato è di 10 turisti l'anno perché vengono a trovare i parenti, nel senso, e in un posto che sia una grande città, in un posto turistico al mare, in montagna, al lago, l'agente immobiliare è ben propenso ad avere qualcuno che si occupi degli affitti brevi. Quello che penso io, che molte volte sbagliano, perché poi nel corso degli anni sono venuti anche in parecchi, magari a dirmi faccio affitti brevi, collaboriamo, ti do una percentuale. Io non avevo interesse, però quello che ho sempre risposto a tutti è purtroppo in un'agenzia immobiliare, soprattutto in un'agenzia immobiliare che lavora e che ha voglia di crescere, devi anche dedicarci del tempo, cioè dire ok, io collaboro con te, però vengo anche, magari le cose che solitamente mi faccio a casa me ne faccio in ufficio, Certo. cioè cercare di trovare anche una sorta di collaborazione di quel genere E poco lì. Che è fa una hai detto una cosa che. cosa interessante, ovvero non mandate le mail. Io dico sempre, dimmi se sbaglio, ma gli agenti immobiliari sono bombardati di mail di Idealista, Immobiliare, Casa.it, quello, quell'altro. La vostra mail ovviamente avrà priorità prossima allo zero. Quindi, come hai detto tu. Poi sai cos'è? Le apriamo tutte, perché le apriamo tutte. Però se mi scrivi via mail, cioè, cavolo, vieni in agenzia, Investi chiamami, del cioè. tempo, certo. Io dico Fatti presentati, vedere, vabbè, vestito a esatto. modo, non per forza in giacca e cravatta, perché sennò sembri No, ma basta. rappresentante luce e gas, però con una bella presentazione fatta bene, rilegata, un tablet, un computer, li mostri, li spieghi, Certo. fai delle analisi di mercato, come puoi effettivamente. Ho visto questo annuncio che avete in portfolio, se lo mettessimo in affitto breve potrebbe generare tot, questo caso studio, l'intervista che magari stiamo facendo a te, una serie di contenuti che avvalorano la tua tesi. Sì, io non andrei, cioè sinceramente, cioè venisse da me, non andrei neanche a proporre proprio un annuncio. Cioè andrei a propormi come persona e come, tra virgolette, nuovo professionista del settore. Cioè non, neanche proporti per chiama un cliente. Cioè purtroppo l'agente immobiliare è molto possessivo sui Geloso, suoi sì. clienti. Quindi devi proporgli una collaborazione e dirgli, allora, c'è questa opportunità qua, possiamo parlarne, è una cosa che ti può interessare. È una cosa che secondo me può portarti risultato anche in termini di rivendita, cioè dargli delle opportunità e secondo me dedicargli del tempo, perché poi l'agenzia è un lavoro che io ho iniziato a farmi in un franchising, ne parlano benissimo e malissimo. Io ne parlo benissimo perché è stato il mio primo lavoro, però molte volte l'agente immobiliare è quello vestito giacca e cravatta con la scarpa nera a punta che va a suonare tutti i citofoni. Certo. Fortunatamente non siamo più negli anni 80, non siamo più negli anni 90, è un altro mondo l'agenzia immobiliare, quindi anche un property manager all'interno di un'agenzia immobiliare, secondo me potrebbe essere un valore più che aggiunto. Ottimo, bene, è proprio quello che volevo far trasparire, sono contento insomma che lo stia dicendo anche un agente immobiliare, quindi se magari uno non sta avendo successo nel fare delle partnership con l'agenzia immobiliare, il problema magari è il modus operandi, non che gli agenti immobiliari non sono aperti Certo. a fare ciò. Ottimo. No, assolutamente.
Bene, grazie mille Federico, guarda, è stato Figurati. interessantissimo, sono volati questi 40 minuti circa e sono sicuro che saranno interessantissimi. Non bombardate Speriamo. Federico di domande, non iniziate a scrivere tutti in privato, mi raccomando, a meno che non siate della zona di Sanremo e vogliate collaborare con lui, perché poi già lo so che iniziano a bombardarti e veramente grazie di cuore per questa Non c'è testimonianza problema, preziosa. rispondo volentieri a tutti. Bene, grazie mille Grazie e magari ci aggiorneremo prossimamente. mille. Quando avrai Ciao. sforato i 100 immobili. Assolutamente. Bene, grazie anche a voi ragazzi per aver guardato questo video. Iscrivetevi e se volete maggiori informazioni su B&B Academy le trovate tutte nel link in descrizione. A Ciao presto, Ludo, grazie grazie. mille. Ciao, Ciao ciao. ciao, ciao.